Oggigiorno, quando pensiamo alla prova della Sunna, pensiamo sempre a qualcosa di facoltativo, a una scelta personale. Si sente spesso dire che è la migliore delle soluzioni. Quindi, dicendo così, equivale a dire che esistono molti stili di vita e tra questi la Sunna è la migliore. No, fratelli e sorelle, non è così. Questa cosa è inaccettabile. Wallahi, non si può sentire. La Sunna deve essere l'unico stile di vita per un musulmano. Forse non è chiara una cosa. Cosa vuol dire la parola Sunna? Di chi? Lo stile di vita di chi? Del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la migliore delle creazioni di Allah subhanahu wa ta'ala. La migliore. E da Allah stesso dice nel Corano: La kada kana lakum fi rasulillah. Avete nel messaggero di Allah un bel esempio. Un bel esempio. Che altro c'è da aggiungere? Come si fa a dire che seguire la Sunna è una scelta? Solo un cuore malato, solo un cuore privo di guida può dire una cosa del genere. Sapete, fratelli e sorelle, chiesero ad uno sheikh: qual è la differenza tra la umma odierna e i sahabi radiallahu anhu, i compagni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E lui rispose: la differenza è che noi abbiamo tralasciato la Sunna perché è solo Sunna, mentre loro eseguivano ogni Sunna perché era del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Volete felicità? Volete successo? Allora wallahi, ritornate alla Sunna, perché sappiate che esso non verrà finché non ritornerete ad essa, allo stile di vita del migliore della creazione di Allah subhanahu wa ta'ala. Torniamo alla Sunna e dimentichiamoci di ogni altro stile di vita.